Boh, il signor Ahmed qua combinato roba strana. Cioè, Katarina 16-11, Xin Zhao 1-13. Warwick tutto il tempo. Dalla mattina alla sera Warwick ha vinto facendo 2-10. Dai, godiamoci sta partita. Godiamoci sta partita. Godiamoci il gameplay di Xin Zhao, ragazzi. Andiamo. Facciamoci due risate che ce le meritiamo. Oh, c'ho pure questo, ragazzi. Meglio di così, ma cosa volete di più dalla vita? Allora. Vediamo un po'. Allora. Tu, eccoti. Dove è andato? Ah, è andato a fottere il blue buff. Ma aspetta. Quindi si sono. Allora, lui ha fottuto il blue buff. E Udyr è andato a fare il. No. Gesù. Ah, non c'era neanche Shen. Ah, lui è in. No, aspetta. No, non ci credo. Non ci credo. Oddio. Adios. Tanti saluti. Va bene. Vediamo che succede più avanti. Ecco, è vero che senza ward, senza nulla, Udyr arriva e dice. Tanto è lì che fa le sue cose. Che schifo, ragazzi. Questa sarebbe da mandare tutto a Cashaway. Cashaway ci può fare un episodio intero di Wood Division con questo. Un episodio intero. 20 minuti in base per cercare di capire che cazzo è successo. Prende una spada, dice oh. Due spade sono meglio di una. E va lì. Allora, non c'è un cazzo. Esatto, c'è un po' avanti e indietro per farci vedere dal granchio. E poi, avanti e indietro, i lupi. Ta-t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 a. Poi, torniamo a farci vedere. No, lui invade, dice occhio per occhio. Occhio per occhio, red buff. Udyr dice, ma sta a vedere che sto coglione è qua che si fa il red buff. Niente. Udyr, ovviamente, fermo, esatto, fermo, Xin. No, no, ma non lo fa apposta, ragazzi. Poi niente, morto, aspettiamo. Eccolo di nuovo, si parte. Lancia dietro la schiena, vediamo cosa c'è da farmare da queste parti. No, e quelli non mi piacciono. Ecco, il granchio, dai, il granchio ce la fa, quello non si difende. Ce la fa? Glielo rubano. Glielo rubano! C'aveva lo smite! E gliel'ha fottuto l'ADC, ragazzi! E l'ha detto scassi i coglioni di Smurf. Bene, continuiamo. Allora, Xin Zhao dopo 7 minuti è fottutamente al 2. Al 2! Dice, aspetta! Dopo che Udyr mi ha aperto il buco del culo, perché non ci facciamo il suo blue buff? Ecco, si riparte ragazzi. Si riparte, let's go. Let's go. Sì, ecco qua, vai. Forse questo buff ce l'ha. Dai, è tuo, è tuo. Niente. Non è tuo. Addio. Vai, si continua, ragazze. Si continua. Basta, ha detto basta, non fa per me sto gioco. Ahmed ha salutato. È tornato. Eccolo qua. Dice, questa volta, la volta buona, il mio blue buff.
mio e di nessun altro. Tra un po' ci moriva, senza smite ci sarebbe morto. Vai, è tempo di gankare con 200 HP a livello 3. Let's go, è soltanto livello 7. Cosa potrà mai andare storto? Morto. È morto così, perché è stato guardato male. Il nemico l'ha guardato male, lui è morto. Vai. Questa è la volta veramente buona, eh. È la volta veramente buona. Non dite che questa non lo è. I lupi li farma. Il Gromp lo farma. Eccolo! Di nuovo! Lui proprio... Ragazzi, occhio per occhio, finché non ruba un buff... Finché non ruba un buff, non è felice. Ma gli Smurf, ragazzi, rovina le partite alla gente, eh? Rovina le partite alla gente. Ecco! Niente. O forse sì. Ma ecco, lo ingaggia a livello 4 con la ulti di Shen e tanti saluti, signori. E tanti saluti. Ma è legit. Sì, sì, è il mio game di adesso, Nightbar. Il mio game di adesso. Poi vabbè, bot fa le sue cose. Mezz'ora in base e si parte. Perché non si compra gli oggetti finché non si è rinati. Per perdere altri secondi preziosi. Poi, è molto indeciso sul da farsi. Dice, cazzo, dei nemici? Io li attacco. Ah no, aspetta. One shottato. E poi qua prendo lo shutdown, finalmente. Ah no, lo prende Blitz. Perfetto. Come non detto. 1000 gold in tasca Blitz. Vabbè, andiamo avanti. Oh, dove è andato, regà? No! Si è fatto red buff! Udyr, presto! Bravo, Udyr. Una chicca. Ecco. Ahmed sta legando il turbante. Vai, Ahmed! È tempo! È tempo. Ecco qua. Della serie. Perché scappare verso la torre quando posso tranquillamente farmi una passeggiata verso la top lane? Non lo so. Andiamo. Qua c'è il dive, il bordello assoluto. Un gran casino. Dov'è Ahmed? Dov'è? Eccolo! Lui va verso la top lane. Ma perché non... Ok. Partito, Med. Partito. No, io voglio... Oh, perché non me lo locca su di lui? Ahmed Aizzi. Ahmed dice, i minion Udyr non me li può rubare, sono i suoi, quindi cioè, li farmo io per forza. No, nemmeno lui li farma. Non importa. Va bene, Ahmed. Vai, Ahmed. No, ci hai ripensato. O forse sì. Forse no. Ci vado? Non ci vado? Ma c'è il mio blue buff. Vai chiudere bot. Vai chiudere bot. Magnatelo come ci fosse domani. E vai, Ahmed. Let's go. Ok, Ahmed. Che si fa adesso? Ahmed, c'è un fight. Ahmed si concentra. Stringe il turbante. Lo stri... No. Avanti, indietro. Si è deciso? Si è deciso? Dove vai, Ahmed? Sì, no, lui non ingaggia, lui è pacifista. Ha detto, io non lo attacco, Shen. Fate voi. Ecco Ahmed, ci va o non ci va? No, il primo attacco di Ahmed. Basta, non ha più attaccato. Una doppia V in tutto il fight, signori. Una doppia V in tutto il fight. Io e Ahmed qua scappiamo insieme, abbiamo fatto amicizia. Fu qua che conobbi Ahmed, a pieno. E vai, e si farma. E si farma. Mai sprecare le occasioni così. Mai sprecare le occasioni così. Ci pensa? Va? Farma ancora? Qua intanto vi facciamo il fight in top per difendere dall'Herald. E flasha via e si salva, Med. Va a controllare il red buff ormai, lascia stare. Bene.
Qua minimo... No, niente double kill, si è salvato. Ok. Ok, Ahmed. Guarda la lapide, dice, tanto tra un po' ci finisco anch'io lì. Fa un po' va su e giù. Lui è il guardiano dei muri. Dice, non sia mai che li tirino giù i muri, facciamo un po' avanti e indietro. Ahmed guarda, Ahmed attacca. No, lui dice, no, io non combatto. Lui non combatte, Ahmed. Ahmed non lo sa, Ahmed non lo sa. È indeciso. Forse sì. Vai, Ahmed. Oh, ecco, Ahmed ha combattuto, ragazzi. Ahmed ha combattuto. Bene. Bene. 0-10, Ahmed, al minuto 20. Dai, una morte di 2 minuti. Sarebbe stata una morte ogni minuto e mezzo se non perdesse quei 30 secondi quando rinasce per decidere gli oggetti. Ok, Ahmed rinasce. Un attimo di delay. Stringe ancora di più il turbante. Dice no, stavolta... Stavolta è fatta. Velocizziamo. Ahmed è partito. Dove andrà questa volta? Dove? Ah, c'è il blue buff. Lui è innamorato. È innamorato. Non puoi capire il valore delle cose finché non le perdi. Ahmed ne ha persi tanti di blue buff. Ma non questo. Non questa volta. Ahmed guarda gli alleati fare le kill. Vai Ahmed. Ahmed ruba la sua prima kill. Prima kill di Ahmed, ragazzi. Si ferma. Va a dire al suo amico che ce l'ha fatta. Allente nuovo un po' il turbante che gli stava scoppiettando qualche vena perché insomma non passava più l'ossigeno. Ahmed è indeciso. Avanti. Indietro. Avanti. Indietro. Avanti e indietro. Lui non attacca la torre perché non vuole pregiudizi verso la sua specie. Quindi lui non attacca le torri. Però i minion sì. Vai Ahmed. Ahmed attacca. No, Ahmed non attacca. Lui è il pacifista, ragazzi. Il pacifista con la lancia. Il protettore. Guardatelo. Guardate come fa avanti e indietro. Ecco. Non ha capito niente. E ancora non è riuscito a prendere un altro assist. Niente, lui non attacca, ragazzi. No, ragazzi, non è il mod che si chiama Ahmed. Si chiama Ahmed Aizzi. Cioè, il nome di sto giocatore. Non è Ahmed il mod. Si chiama Ahmed Aizzi. Ahmed continua a fare avanti e indietro. Evidentemente si sta allenando per fare il maratoneta. Continua. Caitlyn dice, gli faccio il Raptor perché tanto... Boh, e Ahmed non frega un cazzo. Ahmed guarda. Ahmed guarda. Oh, si è deciso. Mi serve un attimo una spinta da DC. Glielo rubo perché dico, boh, tanto c'è nel senso. Lascia stare. E Ahmed va. È lui, signori. È lui. Guarda intensamente i minion. La stita al carretto. Stavolta ingaggia. Stavolta ingaggia. No. Neanche stavolta. Lui protegge. Lui protegge da dietro, ragazzi. È il secondo di carry, lui. Sa che Xin Zhao è uno dei champ con più range in assoluto. Lui guarda! Cioè, allora... Ragazzi, facciamo un attimo di serietà. Allora, voi potete... io capisco l'essere scarsi, ma le opzioni sono due. O gli hanno dato l'account e non è il vero proprietario, è qualcun altro che sta provando il gioco, non lo so, l'ha appena comprato, non aveva voglia di rivelarlo, l'ha appena comprato e inizia a giocare, o lo fa apposta, perché, cioè, noi ridiamo e scherziamo, ma non è possibile, non è possibile. Un tizio che arriva a livello 60 vuol dire che ha giocato un paio di mesi, tu in un paio di mesi non puoi essere così. Cioè, questo è un tizio che ha appena iniziato a giocare, che non sa che può attaccare, che deve attaccare e cosa deve fare. Niente. Quindi... Non andiamo a dire, vabbè, ma è Silver. Ma stiamo scherzando? Ma questo è uno che ha appena iniziato a giocare o che lo fa apposta? Non è uno che è arrivato a livello 60, ha giocato qualche mese e... Cioè... Lasciamo stare. Vabbè, andiamo avanti, contiamo il commentary. Ahmed viene preso. Flasha. Continua a guardare i nemici. Ulta. Basta. Gli ha fatto abbastanza. My job is done e muore. E tanti saluti. E via. Vediamo che Ahmed resusciti.
È Ahmed. È lui. Oddio, ragazzi, il ping è andato buono. È partito subito. Non aveva soldi per gli oggetti, probabilmente. Guarda un po' male la torre. Lui continua a fissare i nemici. Lui proprio... Lui si ferma. Fissa. Guarda. Cammina. Lui è pacifico. Tira una E. Basta. Ha fatto abbastanza. Attacca i minion. Sa che i minion non possono ucciderlo. O comunque fa molto fatica. Sì, Ahmed. Sì. Basta. No, lui combatte i minion. Dove andiamo, Ahmed? Ah, qua c'è il Mega Steel, ragazzi. Il Mega Steel combinato di Ezreal featuring Blitzcrank. Ottimo. Io ammazzo Yon. Ahmed arriva e dice: ma che è successo qua? Andiamo indietro. Si torna indietro, ragazzi. Shinzaki sta buildando. Boh, c'ha l'oggetto da giungla D, le scarpe e le Mercury. E poi, boh, non lo so, il Randuin, Deadman's Plate. Boh, c'ha degli HP per adesso. Ha degli HP. Va bene. Combattimento intenso contro i pappagalli. Va su. Poi torna indietro. Attenzione, poi torna avanti. Va su di nuovo. Torna su, torna giù. Guarda i minion. Li attacca un po'. Torna giù. Lui è tipo la mascotte. La mascotte del team. Lui guarda. Guarda cosa succede. Continua a guardare. Indietreggia. Guarda. Avanti. Indietro. Avanti. Indietro. Vedi se qualcuno entra dalla porta. Qualcuno? No, nessuno. Ok. Attenzione, c'è Udyr. Lui ormai ha capito la lezione. Non lo ingaggia. Lo guarda male. Udyr flasha. E niente. A mezzo, ragazzi, è ufficialmente la mascotte. Attacca i minion anziché Shen. Dice i minion... Ditemi che non è apposta, ragazzi. Ditemi che non è apposta. Se avete il coraggio. Come si mette qua, così? Sono andato indietro. Eccolo, eccolo. Attenzione, Ahmed attacca i minion. Dice, belli sti minion. Va vicino a Shen e dice, Shen, dove andiamo di bello? Andiamo a fare un giro? Ah, aspetta, ma ti devo attaccare, sennò poi mi bannano. Non si sa, non si sa mai. Dove è andato Ahmed? Oh, Ahmed. Ah, Ahmed continua a cisare. Eccolo, ulti. Basta, il mio lavoro qui è finito. Io qua ho one shot Udyr. Perché a me piace attaccare i nemici. Ahmed guarda. Ahmed ingaggia. W. Guarda, avanti, indietro. Ecco. Ahmed muore di contraccolpo. Io pure sono esploso a caso, va bene. Ah, nella ultima di Mordekaiser. Scusate, ragazzi, scusate. Allora non dico nulla. Non l'avevo visto, ma non si vede la ultima di Mordekaiser? Non si vede la ultima di Mordekaiser? Oddio, non mi ricordo più dove stava. Era prima o dopo? Non si vede uno spectate? Non mi ricordo più quanto tempo fa è stato. C'era una morte di Shen. Oh. Ah sì, era ulti. Ok, era nella ulti, nel pardon. Non dico più nulla allora. Non dico più nulla. Va bene, quella che venga tolto dal verbale. Che venga tolto dal verbale. Quello non conta. Non avevo notato io che andando veloce non ci ho fatto caso. Qua un gran bordello, non ci capisco niente. L'audio mi sta trapanando i timpani. Eccolo. Eccolo lì. Lui va. Attacca un po' i minion. Ta 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 ta. Avanti indietro. I lupi. I lupi sì.
qua ingaggiato. Qua ingaggiato, nulla da dire. Vai, tempo di tornare in base. Sicura. Un po' di minion. Vabbè, ma mo siamo chiusi in base, quindi non c'è molto da commentare. Mo siamo chiusi in base qua. Picchia un po' di minion, tanto nel senso non c'è molto da fare. E via. Tratatatatatà. E basta, attacca i minion finché non perdiamo. Cosa ho visto? Oddio, c'è un tizio fermo! C'è un manichino lì! Basta. Esploso. E qua si finisce il game. Vabbè. Direi che è finito in bellezza, raga. Si sta buildando la Warmog. Eh sì, eccolo qua. Ragazzi, in conclusione. Lo sta facendo apposta o non apposta? La linea è sottile. Credere che una persona sia veramente così scarsa dopo mesi di gioco, ripeto, è uno che ha iniziato a giocare questa settimana, a meno che l'account non sia suo, non sia il vero proprietario dell'account, se giochi da qualche mese non puoi essere così mai nella vita. Però allo stesso tempo, magari è veramente così scarso. Magari era ubriaco, magari, cazzo ne so, non capiva niente in questo, in sta partita. È un bot che sta livellando, no? Non lo so, ragazzi, non si sa. Ma una cosa è certa. Come pretendete che la Riot banni la gente che è soft inta in un elo come questo quando non si sa? Cioè, una persona del genere è veramente ai livelli di un bot. Non per esagerare, è veramente ai livelli di un bot. Tu che fai? Lo banni? Riot Games? E se magari fa semplicemente troppo schifo a giocare, cosa fai? Banni una persona perché fa molto schifo? Magari un bambino che sta giocando e viene bannato perché dice no, tu sei intentional feeding. Hai perso apposta tutte le partite. Non si sa, ragazzi. Non si sa. Una cosa è certa. Se questa gente può giocare nelle persone di rank medio-basso, allora ci possono stare anche gli smurf. Non c'è differenza. Non c'è differenza. Grazie mille Mishralt, 4 mesi nella Felix Army. Grazie mille del resub. E Crown Inni del Prime, benvenuto nella Felix Army, caro. Benvenuto. Secondo me anche questa cosa qua del shadow bannare la gente dalle ranked potrebbe essere una bella cosa. Poi non lo so in generale, ma io non mi intendo un cazzo. Poi, ragazzi, sono mossi di marketing. Cioè, per la Riot bannare la gente perché è troppo scarsa e quindi troppo simile al feeding sarebbe come per me bannare la gente in chat che è stupida. Detta sinceramente. Io ho dei ragazzini in chat, li ignoro quando vengono soltanto per dar fastidio, ma come quelli che si sono visti nella live di oggi pomeriggio. E c'è gente stupida. Oggi pomeriggio, non so se avete visto la live di oggi pomeriggio sul Planet Fishing lì, ma ho abbastanza tiltato più che altro per delle persone che in chat rompevano il cazzo. Mi scrivevano nella mail delle carte... Mi scriveva nella mail delle carte delle bestemmie dicendo porco Fieric, sono stato bannato ai tuoi mod del cazzo, cose del genere. E poi, visto che era un gioco online, ero entrato in una partita così, mi veniva a dar fastidio, mi spammavano regali, non potevo muovermi, mi si mettevano davanti mentre pescavo. Niente. Però che fai con questa gente qua? Non lo fanno per cattiveria, lo fanno perché attira l'attenzione del proprio idolo, attira l'attenzione dello streamer. Si inquadra nello stream, gli dà notorietà, gli dà attenzioni. Non sono cattivi, non lo fanno per rovinare la live. Però cosa faccio io? Li banno? Perché basta, sei troppo stupido a ricercare attenzioni?
È la stessa cosa per la Riot. Cosa fa? Banna la gente perché è estremamente scarsa? Banna i bambini perché no? Se fai veramente così schifo non puoi giocare al nostro gioco? Ragazzi, è una mossa un po' estrema. Io dico solo questo.